anche il nostro obiettivo aspetta il via di questo 30° Giro d'Italia. Girerà la pellicola, gireranno i pedali degli 84 campioni. Cedriano, l'auto di Cugnet, direttore della corsa, gareggia con la nostra Jeep. Aria d'allegro turismo, baci alle ragazze. L'idilio dura fino a Magenta. A Vercelli, ecco già solitari i quattro cavalieri dell'Apocalisse, Vicini, Fondi, Bevilacqua e Lambertini. I quattro dopo Cigliano diventeranno cinque. L'inseguimento di Zanazzi è stato la prima fanfara del giro. A Chivasso hanno già 4 minuti di vantaggio e più ne prendono sulla salita di Valore. Prima sottrazione, appiedato Bevilacqua, affiaccato Lambertini, i cinque si ridurranno a 3 e Zanazzi li guida per Castelnuovo Don Bosco. Sulla Rezza Vicini fora, Fondi cede. Con un attivo di 2 minuti e mezzo, Zanazzi si conquista la prima maglia rosa e disputa la crisi le prime pagine dei giornali. Seconda tappa, Torino-Genova, 82 corridori alla partenza. A Moncalieri il gruppo sfila dietro le ruote di Zanazzi. A fornire distrazioni provvede Neri, il battistrada, con piccoli spettacoli d'arte varia. 2 minuti di riposo al rifornimento di Asti. O invece del solito, attenti al treno, bisognerà dire ai treni, attenti al giro. Dopo Arquata i venti dell'Appennino si tramutano in vento di battaglia. La scoffera con le sue salite è il regno degli arrampicatori. Bartali qui è primo, e lo è sul Caprile seguito da Ortelli, e lo è a Genova seguito sempre da Ortelli. Di nuovo la scoffera, terza tappa Genova-Reggio, ricomincia dove la seconda finiva. Pini la tira parecchio con i denti, ma è indelicato chiedergli chi te lo fa fare. La tappa è tutta nel finale. Fuga di Bertocchi a Fidenza, gruppo di 16 in volata, vittoria di Luciano Maggini. Quarta tappa, grande scavalcata dell'Appennino da Reggio a Prato. La Betone favorirà Bartali o Coppi. È l'amletico dilemma dei radiocronisti della RAI. I casi sono due, ma possono essere tre, visto che Ronconi, il campione d'Italia fuggito dopo Maranello, tiene duro. Casi sono 3 o 4. Cecchi, il vincitore della Sanremo, si aggiunge a Ronconi, procederanno insieme. Ma il diavolo ci metterà la coda sotto forma di un cane che si caccerà tra le ruote del Toscano. Coppi e Bartali riagguantano Ronconi. Sulla pista del velodromo le quotazioni velocistiche dei tre sono rispettate. Primo Coppi, secondo Bartali, terzo Ronconi. Coppi ha ottenuto la vittoria di tappa. Bartali qualcosa di più, la maglia rosa.